La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Così si può ricavare che questo articolo 128 sembra stato fatto apposta in sede di lavori conciliari proprio per legittimare lo stravolgimento della Costituzione Sacrosanctum Concilium. E Paolo VI, comunque, ne ha di fatto abusato al momento della sua attuazione, per portare la riforma della messa nella direzione da lui scelta. Ovviamente per il bene dell'ecumenismo cristiano, ossia il suo filo protestantesimo. Risultato? Paolo VI, già nel 1972, era lì a meravigliarsi pubblicamente, a denunciare pubblicamente, circa la situazione venutasi a creare. Sembra che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. Si credeva che dopo il concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. Qualcosa di preternaturale è venuto nel mondo proprio per turbare, per soffocare i frutti del concilio ecumenico e per impedire che la Chiesa prorompesse nell'inno della gioia di aver riavuto in pienezza la coscienza di sé. Sicuro di non saperne niente? Sicuro di non saperne proprio niente? Conclusione sulla nuova messa. A parte il fallimento dell'avvicinamento dei protestanti alla Chiesa cattolica, perché loro sono rimasti nelle loro posizioni, il cambiamento radicale della messa è stato un evento traumatico presso il popolo cattolico, perché ha indirettamente comunicato l'idea che la religione cristiana fosse stata cambiata. Dunque, che la religione non provenisse da Dio, ma dai preti. Bam! È infatti significativo che Paolo VI non sia affatto ricordato dai popoli cattolici per la nuova messa che avrebbe finalmente migliorato la partecipazione individuale e il contatto con Dio, ma che anzi sia completamente ignorato. Cioè, una persona che ha compiuto un cambiamento epocale nella storia bimillenaria della Chiesa, diventata alla fine un emerito sconosciuto. È il segno che la nuova messa non è vista come qualcosa di positivo nemmeno da coloro che non hanno mai conosciuto la messa precedente, come il sottoscritto. Dunque si tratta di indifferenza verso la nuova Chiesa
non solo la nuova messa. È significativo che Paolo VI non sia affatto ricordato dai popoli cattolici. Non si tratta di cattiva fama insinuata dai tradizionalisti. Per esempio, io di queste differenze non sapevo niente fino a un anno fa. Il non prendere atto dell'oblio verso Paolo VI da parte della gerarchia ecclesiale del tempo presente indica un ulteriore problema di essa. Come fate a non rendervene conto? Ad andare avanti come se nulla fosse? Conclusione sul Vaticano II. Il ritorno del figlio alla casa cattolica del padre. Per quanto riguarda il Concilio Vaticano II nel suo complesso, si può concludere che gli errori superano le soluzioni. I due papi, Giovanni XXIII e Paolo VI, hanno sbagliato i calcoli sulla sua bontà sul lungo termine. Tutto il clero successivo ha cercato di salvarlo in qualche modo. Ma alla fine, la grande novità degli anni Sessanta aveva esaurito il suo effetto solo qualche decennio dopo. Probabilmente rimane valida l'espressione di Eugenio Pacelli, fatta 30 anni prima del concilio, quando era ancora cardinale e non era papa. Pio XII. Il sito Oracolo Cooperatores Veritatis pubblica un brano di una traduzione di una biografia in francese su Pio XII. Pie XII de l'histoire. Cita che nel 1933, quando Eugenio Pacelli lavorava in curia a Roma, in una confidenza a due amici disse: «Sento intorno a me che gli innovatori desiderano smantellare la Sacra Cappella. Forse cambiare la messa? Distruggere la fiamma universale della Chiesa? Cambiare gli insegnamenti circa il Vangelo, questa fiamma universale? Rifiutare i suoi ornamenti e renderla piena di sensi di colpa per il suo passato storico. Ecco, sono convinto che la Chiesa di Pietro dovrà rivendicare il suo passato, altrimenti si scaverà la sua stessa tomba». Ed effettivamente il Vaticano II non sembra avere né futuro né tantomeno salvezza eterna. Sarà tombato. È solo questione di tempo. Cosa che però significa mettere in discussione tutta la Chiesa Cattolica del Vaticano II. Ossia quella da Giovanni XXIII fino al Papa coraggioso che effettuerà il ravvedimento di questo sbandamento spirituale, religioso. Insomma, che effettuerà una specie del ritorno del figlio mondano, dialogo con la modernità, filo protestantesimo, dialogo con le religioni,
il ritorno alla casa cattolica del padre. Staremo a vedere. Ci sentiamo alla prossima indagine. Ciao, indagatore.